Eccoci, dovremmo essere in diretta. Salutiamo Buonasera. tutti i Buonasera a tutti nostri e soci e ciao Lorenzo. non soci. Benvenuti anche alla serata di stasera in streaming. Continuiamo da casa. E bene, quindi possiamo iniziare la preconferenza, giusto per far sì che tutti si possano collegare al nostro streaming. E con Cesare commentiamo giusto un paio di notizie fresche trovate dalla rete, poi cominciamo con la conferenza. Cesare, voleva Ah, dire qualcosa sul sole, sì, giusto? Lorenzo, hai centrato il sole. Mi sa che qui il virus ha fatto fuori le macchie solari, perché sono 100 giorni che il sole non ha una macchia. Una macchia, diciamo, degna di tal nome. E questo comincia a far pensare alle persone che siamo vicini a un minimo veramente molto profondo. E questo ha anche un senso. Perché se uno guarda la successione dei cicli storici, ci si accorge che negli anni 50 ci fu un ciclo molto alto che pian pianino, pian pianino, pian pianino è andato a decadere. E 80 anni prima ci fu un ciclo molto alto che poi ha avuto in fase intermedia un ciclo molto basso. Adesso sono passati gli anni 50, sono passati 70 anni dal picco dei cicli e siamo tendenzialmente sul ciclo 25 al minimo dei minimi. Quindi non meravigliamoci se prima che appaia il 25esimo ciclo, che qualcosa ha già dato, ma non è ancora apparso veramente, non meravigliamoci di avere un ciclo veramente pietosamente basso, con poche macchie e poco divertimento per chi si occupa di sole. Anche sul ciclo 24 il minimo è stato molto lungo, ma 100 giorni senza macchie, forse non è vero, ma è molto vicino a un record. E questa è una cosa che dal sole non ci si dovrebbe aspettare, nel senso che un sole senza macchie è un sole freddo. E vedremo che conseguenze possa avere anche sul clima. Bene, un secondo solo che sistemo una questione di audio. Ok, eccoci qua, torniamo al sole. Ecco, adesso sole lo possiamo. E c'era anche qualcosa che voleva dire su questa notizia recente di Giove? Ma sì, ma ne hanno parlato anche i giornali. Devo dire che inizialmente, quando ho visto il titolo, pensavo a Giuno. Però, vedendo queste immagini infrarosse del CEC, fatte con una camera speciale, tendenzialmente, quando c'è una camera speciale, cercano di, come dire, di farci propaganda con belle immagini. Sono immagini strepitose queste. Io personalmente, sapete meglio di me che Giove ha un asse dritto, è inclinato di 3 gradi, quindi non si vedono mai i poli. Ma qui mi sbaglio o i poli si vedono? E si vedono anche quelle configurazioni a ciclone che circondano un po' tutti i poli. È chiaro che non si vede il polo nord o il polo sud come tali, dove ci sono quelle corolle di cicloni, però si vede che al di là delle zone equatoriali, dove la rotazione per colpa del campo magnetico fa atteggiare le nuvole a strisce, sui poli dove non c'è praticamente forza centrifuga, Giove si comporta come una stella e quindi svapora il calore dall'interno, producendo in ogni punto dei cicloni. Si vedono benissimo i cicloni sul polo nord, non so se li vedete, e anche sul polo sud. Questa, secondo me, è un'immagine veramente strepitosa. E la GIRAM, che è la camera infrarossa che sta su Giuno, è inferiore a questa. C'è poco da fare. Solo che questa non può vedere i poli, mentre invece la GIRAM li vede naturalmente. Però sono immagini veramente strepitose.
per inciso, molti lo sanno, ma essendo una foto infrarossa, dove la luminosità è maggiore vuol dire che il giorno è un po' più caldo, mentre invece dove la luminosità è minore vuol dire che giove un po' più freddo, ecco, molto semplicemente quello, a dimostrazione che le fasce e le bande sono una calda e una fredda in alternativa. Ok, abbasso ancora un po' l'audio, il mio audio. Ok, va bene. Allora dovremmo esserci, possiamo, direi che a questo punto possiamo iniziare, sì. Possiamo sicuramente iniziare con la conferenza. E questa sera Cesare ci parlerà dell'origine cosmica di tutti gli elementi chimici, ovviamente nel 150° anniversario della tavola di Mendeleev. E prima di cominciare però facciamo una piccola introduzione, e un attimo che chiudiamo anche questo, con qualche fotografia e qualche notizia recente. Cominciamo facendo vedere le immagini di Paolo Bardelli, che veramente ci sta deliziando con una quantità incredibile di scatti bellissimi, fatti ovviamente da casa sua. E ha trovato il modo per uscire di casa di nascosto dal buio per evitare la quarantena. Sì, però si allontana di poche decine di metri, direi, da casa sua nei prati, quindi non è che fa questa grande fuga. Allora, in questo caso ha ripreso il 23 aprile con una somma di 8 scatti da 15 secondi il passaggio dei satelliti Starlink, e questi satelliti, forse si sente ancora male, mi dicono, provo a controllare ancora un secondo l'audio. Ma io sento abbastanza bene, proviamo a metterlo a zero e vediamo se migliora. Ecco, stavo dicendo quindi che questo passaggio di satelliti è stato il primo di una serie di passaggi che si sono visti in giorni successivi. È stato l'ottavo lancio dei satelliti Starlink, che per chi ancora non lo sapesse sono una costellazione di satelliti che sta lanciando la SpaceX, che è la società spaziale del milionario americano Elon Musk, proprietario tra le altre aziende anche di Tesla, e il quale vorrebbe lanciare in orbita qualcosa come più di 10.000 satelliti per dare copertura satellitale mondiale dal punto di vista internet, connessione a internet. E questo progetto, se da un lato può avere senso finanziariamente, dall'altro lato potrebbe essere un grosso problema per gli astrofili e per gli astronomi in generale, perché questi satelliti riempiranno il cielo e contemporaneamente in qualsiasi momento della notte, di una notte media di primavera o estiva, saranno visibili anche 300-400 satelliti contemporaneamente, e che quindi praticamente diventeranno come numero simile a quello delle stelle visibili, e si vedrà in cielo tutta una serie di puntini fissi più tutta una serie di puntini mobili, e non si riuscirà più a capire niente per le costellazioni. Potrebbe essere veramente una disdetta per l'astronomia, la fine potrebbe essere la fine per l'astronomia. Vedremo. Questo vale soprattutto per i prossimi futuri telescopi a grandissimo campo. Io ho paura che sarà anche un bel problema per gli astrofili. E anche per gli astrofili. Però purtroppo
vige la triste regola che chi ha i soldi ha sempre ragione. Vedremo. Comunque, tornando a questa bella immagine di Paolo, si vede questo passaggio, diciamo tutto in un unico colpo. Se però si fa un video, ecco che sempre Paolo con un'altra fotocamera ha ripreso lo stesso giorno il trenino di satelliti, perché ad ogni lancio viene lanciato un gruppo di 60 satelliti tutti insieme, che poi nei giorni successivi dopo il lancio si allontanano sempre più e si distribuiscono nella loro orbita. E in questo caso è un frame di un filmato ripreso con un teleobiettivo da 200 mm e una reflex. E Paolo ha fatto delle immagini veramente belle, tant'è vero che è finito diverse volte in prima pagina sul sito spaceweather.com, che tutti consultiamo praticamente giornalmente per avere un aggiornamento continuo delle ultime novità astronomiche, ed è stata una bella sorpresa vedere quasi tutti i giorni in prima pagina Paolo. Qualcosa ho tentato di fare anch'io, nonostante mi trovo in un sito osservativo che, ovvero casa, che non è proprio adatto per questo genere di osservazioni, e qua vediamo il 23 aprile che li ho ripresi nel passaggio sopra casa mia, dove si vede anche la chiesa, il campanile di Tradate. La comodità Lorenzo, di riprendere, le piante sembrano di giorno, come mai? si vede che sono illuminate da qualche lampione, non lo so, adesso non mi ricordo qual è il lampione che le illumina, forse. Ah sì, sotto in basso non si vede, ma c'è un parcheggio di un condominio e c'è qualche luce. Il vantaggio di avere il campanile in vista quando si fanno queste fotografie è che non serve neanche andare a consultare l'ora della ripresa nel file, perché c'è già l'orologio nell'immagine. Andiamo avanti, il giorno successivo, sempre da casa mia, ho potuto riprendere quest'altro passaggio. Queste sono un gruppo di una decina di immagini sommate che mostrano tutti i satelliti che sono passati nell'arco di circa un paio di minuti. Tornando alle immagini di Paolo, del 24 aprile, ecco un altro passaggio. Lui ha avuto qualche nuvoletta e qualche velo, e però qua già si vedono che i satelliti sono un po' più distanziati tra di loro. Si apre a ventaglio le strisce, si aprono come se fosse un ventaglio, e vedete anche Venere luminosissimo in basso sull'orizzonte. Ah, questa è una simulazione fotorealistica di quello che Paolo ha visto, quindi dei satelliti ripresi con l'altra fotocamera, messi sopra un fotogramma della camera fissa grande campo. E in questo passaggio del 24 aprile, ci sono stati due gruppi di satelliti, quello più in alto, che è arrivato per primo con più satelliti e molto luminosi, e un secondo gruppo di satelliti più in basso che sono stati sganciati successivamente. Qualcuno su giornali locali, questo è un giornale che ha scovato il Cesare su internet, Beh, no, l'ha scovato il il Paolo. Paolo, Gliel'ha mandato, mi sembra. E qualcuno su questi giornali si è preoccupato di tranquillizzare la popolazione, perché tanti hanno chiamato le forze dell'ordine, attenzione, sono arrivati gli UFO, eccetera. E qua si sono sbilanciati nello scrivere:
Tranquilli, non si tratta di UFO, è tutto opera dell'uomo ed è a fin di bene. Allora, fino è opera dell'uomo, siamo tutti d'accordo. E a fin di bene, a questo punto, gli astrofili hanno qualche dubbio che sia a fin di bene. Vedremo. Andiamo avanti e abbiamo un altro soggetto sempre ripreso dal Paolo. E il 29 aprile la Luna e Venere che si vedevano di giorno e Paolo con un teleobiettivo da 300 mm è riuscito anche a distinguere la forma della falce di Venere che si vede molto bene in questo ingrandimento e in parallelo c'era Giuseppe Macalli che da casa sua confermava che c'era un ottimo seeing ed è riuscito anche a osservare Venere a occhio nudo e poi con il suo telescopio rifrattore vedendo in pieno giorno la falce di Venere. La difficoltà non è tanto vedere Venere nel telescopio che si vede molto bene, quanto riuscire a puntarlo perché è molto difficile e ci vuole una giornata molto tersa per fare questo. Il vantaggio di prenderla di giorno è che, essendo alta, ha un seeing più gradevole. Invece, normalmente, quando Venere è bassa, il seeing è sempre molto molto brutto. Solo che quando è molto bassa è già buio, si vede bene. Quando invece è molto alta è difficile da puntare. Bene, andiamo avanti e ci mancherebbe che non abbiamo un'altra immagine del Paolo che ha creato questa composizione con Venere che si sposta sul suo orizzonte locale. Lui sappiamo oramai che ha diverse fotocamere sparse per i suoi balconi in giro per casa che puntano fissi l'orizzonte e scattano ogni giorno delle fotografie, conosciamo bene il suo analemma e adesso sta costruendo anche questo analemma di Venere da gennaio a fine aprile. Vedete quanti pochi buchi ci sono nella traccia e questo è un chiaro indice che ha fatto sempre bel tempo. È quasi sempre stato bel tempo da gennaio a fine aprile. Adesso che si può tornare ad uscire in qualche modo, non proprio del tutto, però si può tornare a uscire all'aperto, ecco che ovviamente è arrivato il brutto tempo, non ci voleva molto per capirlo. Quest'altra immagine è un'altra immagine scattata da Paolo il 9 aprile, è riuscito a riprendere quello che lui dice essere un alone esagonale attorno a Venere, vedete un alone di luce. Come se fosse un alone lunare, un alone solare, però attorno al pianeta Venere che è molto luminoso e quindi può generare anche questo tipo di fenomeni. È la prima volta che lo vedo, per cui lascio anche il Cesare commentare un po' su questo fenomeno. Ma dunque, intanto è la prima volta che lo vedo anch'io. Poi aggiungo che la serata era molto limpida, per cui non va confuso, per esempio, con un alone dovuto a foschia oppure a nebbia. Paolo mi ha detto che non aveva mai visto una cosa del genere, è la prima volta che lo vede in vita sua e che casualmente, fortunatamente, aveva in mano il 300 mm, se no sarebbe andata persa. Bene. Poi un'altra immagine di Paolo che ha ripreso le quattro superlune della 2020 e in questo confronto si vede bene anche quanto siano diverse le dimensioni tra le lune piene appunto di questi primi 4 mesi. Direi che già ad occhio quella dell'8 aprile è quella più grande, Sì, infatti è se quella si che tutti hanno definito consultano le la superluna. distanze è quella più vicina. Ecco, però, se qualcuno avesse il dubbio che è stato fatto il copia e incolla della stessa luna,
il dubbio se ne va, osservando che la Luna è leggermente librata, da una immagine all'altra, come è giusto che sia quando si osserva la Luna. Quindi si vede un po' di più, un po' di meno, sia in, diciamo così, sul destro-sinistro o su alto-basso. Molto bene. E poi passiamo a un altro argomento di attualità, che è la cometa Schwann. Già ci siamo dimenticati della cometa Atlas, che è scoppiata, che oramai è in fase di declino e tutti sappiamo che non si potrà più vedere, come invece era stato previsto inizialmente. Ed è stata scoperta nel frattempo quest'altra cometa, la 2020 F8, Schwann. È stata scoperta da un astrofilo australiano, Michael Mattiazzo, che però non l'ha fatta guardando col suo telescopio, bensì guardando sulle immagini della sonda professionale SOHO, che nel particolare nello strumento Schwann, che è uno strumento a grande campo presente su questa sonda, e negli scorsi 25 anni solo altre 14 comete sono state individuate tramite questa camera. Quindi è una, diciamo, non esistono poi così tante comete con questo nome. La cosa interessante è che si è visto subito che il perigeo di questa cometa sarebbe stato 84 milioni di chilometri il 12 maggio, e quindi domani, e il perielio a 65 milioni di chilometri il prossimo 27-28 maggio. Voi direte, beh, bene, finalmente una cometa al posto della cometa che Atlas, che non è più osservabile. Beh, sì e no, perché in realtà questa cometa è osservabile meglio, molto meglio, dall'emisfero sud. Quindi vediamo qualche fotografia di questa cometa con Michael Mattiazzo, la fotografia che ha confermato, insomma, la sua scoperta. È fatta con un C11 il 13 aprile, si vede già una bella chioma verde. E quando proprio nei giorni in cui la cometa Atlas stava svanendo, si è visto che la cometa Schwann stava aumentando anche molto di più rispetto a quello che era la curva previsionale, e c'è stato quindi un outburst che è stato centrato intorno al 28 aprile, con una magnitudine che ha raggiunto la 4,7, e poi però è tornata a scendere, e adesso sostanzialmente i valori di luminosità sono tornati sulla curva arancione, che è la curva di previsione senza questo outburst. Se la curva arancione verrà confermata, a fine di maggio dovrebbe raggiungere la quinta magnitudine, diciamo. Ecco, Lorenzo, a questo punto forse mi viene da dire una cosa. Questa è una cometa nuova, quindi è carica di volatili. Secondo me, se al perielio non si spacca, perché potrebbe spaccarsi, se al perielio non si spacca, potrebbe andare in outburst in maniera molto strong. E vedremo cosa succede. Se lo fa, potrebbe comportarsi come la famosa cometa del 2007, la McNaught. Però ogni cometa è un oggetto a sé, per cui le sorprese possono essere quasi sempre negative, ma qualche volta anche positive. Magari speriamo. Ah sì, l'unico modo per scoprirlo è osservarla tutti i giorni, non aspettare di saperlo da internet, perché vuol dire che è troppo tardi. Quindi bisogna tenerla d'occhio. E andiamo avanti, vediamo qualche altra immagine. Queste sono immagini eccezionali fatte da Gerard Riemann, che osserva con un telescopio remoto dalla Tivoli Farm. Direi che ha avuto un'ottima idea, perché
in un periodo in cui non ci si può muovere di casa, il fatto di avere un telescopio remoto in un sito eccezionale come quello della Tivoli Farm in Namibia, direi che è un vantaggio incredibile. E qua si vede benissimo il movimento della cometa rispetto alle stelle con la coda di Ioni che si sposta, si deforma e sono immagini veramente eccezionali. Vediamo anche quest'altra immagine dove si vede una disconnessione della coda di Ioni del 4 maggio. E andiamo avanti ancora con quest'altra disconnessione del 5 maggio. Sta dando veramente spettacolo questa cometa con una coda di Ioni bellissima. Chiaramente teniamo conto che queste foto sono state realizzate da un cielo eccezionale nell'emisfero sud con un telescopio eccezionale da 30 cm, una camera CCD e non dimentichiamo che Gerard Riemann è probabilmente uno degli astrofili fotografi di comete più bravi al mondo, se non il più bravo. Quindi uniamo tutti questi ingredienti e abbiamo delle immagini eccezionali. Dove la vedremo noi? Beh, sarà sempre molto 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 bassa sull'orizzonte. In questa mappa di Albino Carboniani vediamo che verso la fine di maggio sarà un'altezza, qua c'è scritto 20 gradi, ma secondo me anche qualcosina meno quando il cielo sarà un po' più buio, sull'orizzonte nord-ovest. Quindi dovete guardare in direzione nord-ovest a fine di maggio, una manciata di gradi sopra l'orizzonte e nella costellazione tra l'Auriga e il Perseo. Ecco, però la cosa interessante è che sarà molto prossima al perihelio. E come dicevo prima, per una cometa nuova ricca di volatili, il perihelio può essere tutto o niente. Se ci mette una bella coda il 27 o 28, non meravigliamoci, anzi, lucidiamoci gli occhi. Ah, facciamo un salto su Perseus, giusto per vedere, qua siamo al 31, andiamo al 28 maggio, cos'è? 26 maggio, il 26, perihelio, 27. 26, 27, eccola qui. Questa è la cometa Svan rispetto all'orizzonte, questo è nord-ovest, questo è il nord, quindi poco a destra del nord-ovest, in questo caso è un'altezza. Lorenzo, non so se mi senti, ma non si sente più la tua voce. Ah, mi sentite adesso? Sì. Sì, Purtroppo abbiamo un attimo la avevo voce. schiacciato un tasto. E dicevo che siamo al 26 di maggio alle ore 22, se si accetta un pochino di più di cielo chiaro, abbiamo un'altezza di 13 gradi. E più o meno è la stessa direzione in cui si sarebbe dovuta vedere la cometa Atlas, che se andiamo indietro di qualche giorno, eccola che compare qua in basso sull'orizzonte, ma sappiamo bene che questa immagine non è veritiera, non sarà affatto così. E se ampliamo il campo, vediamo che nella stessa serata ci sarà Venere poco sotto l'Auriga e ci sarà anche la Luna più verso ovest nei gemelli. Però è lontana la luna, È per cui abbastanza ecco. lontana, una falce molto sottile. Se andiamo ancora più in alto in cielo, quasi allo zenith, vediamo che c'è l'Orsa Maggiore, questo si vede il grande carro, le galassie M81-82 e c'è quest'altra galassia, scusate,
scusate, quest'altra cometa, la C2017 T2 Pan-STARRS, che passerà molto vicina M81-82. Adesso andiamo avanti e indietro coi giorni, ecco, siamo al 23 di maggio e vediamo che abbiamo la cometa Pan-STARRS che è veramente vicina al gruppetto di galassie M81-82, quindi è un'occasione fotografica per il telescopio molto interessante. Grazie agli amici Luigi e Edoardo per avermelo suggerito oggi. E tra l'altro farei vedere un'immagine di questa cometa della Pan-STARRS ripresa da Luigi Fontana il giorno 7 maggio, quindi pochi giorni fa, dal cielo di Milano, da casa sua. Sì. Beh, questo vale 10 volte se non è stata fatta dal cielo di Milano. Veramente bella. Ok, riprendiamo la presentazione e possiamo entrare nel vivo della conferenza con il Cesare. Ecco, parliamo Adesso tolgo il quest'oggi. mio audio così non vi disturbo. Quest'oggi parliamo dell'origine degli elementi, ma fondamentalmente la ragione di questa serata è dovuta al fatto che lo scorso anno era il 150esimo della scoperta di come gli elementi si atteggiano l'uno rispetto all'altro. Merito di Mendeleev, che era un chimico russo, genio e sregolatezza, come racconteremo quest'oggi. Ecco. Io ho cercato di mettermi dalla parte di uno che la chimica non la sa, per cui non vi dovete spaventare, quelli che ascoltano. Non è una lezione di chimica, è una lezione di cosmochimica o di astronomia, e tutto quello che riguarda la parte, diciamo così, tecnica ve la racconto in maniera molto divertente. Almeno spero che sia così. Vai pure avanti, Lorenzo, per iniziare con questa immagine che hanno visto tutti, ovviamente. Siamo a 2 milioni e 200 mila luci di distanza. Perché ve la faccio vedere? Perché mi capita spesse volte anche al planetario, ma su quella galassia lontana, non è che c'è qualche elemento chimico che noi non abbiamo, magari qualcosa di estremamente interessante? Ecco, la mia risposta è categorica: no. Non è possibile che su Andromeda ci possa essere qualche elemento chimico differente dal nostro. La gente ci crede, non ci crede e insiste, magari, vai avanti Lorenzo, e dice: ma insomma, la galassia di Andromeda è abbastanza vicina. Se andassimo alle galassie primordiali, questo è il campo di Hubble. Il primo campo profondo di Hubble, dove si vedono alcune galassie veramente primordiali a livello dei 10-12 miliardi di anni, ma lassù qualcuno mi dice: non è che per caso, ma lassù qualche elemento chimico diverso dal nostro? La mia risposta è ancora la stessa: non è possibile che ci siano elementi chimici differenti da quelli che conosciamo sulla Terra. E quello che vogliamo raccontare quest'oggi è intanto perché questo non è possibile, e poi perché di tutti questi elementi sono 92 gli elementi della natura e 22 quelli costruiti dagli uomini, ma di tutti questi elementi ce n'è uno e uno solo, è il carbonio, che è la fonte unica e assolutamente necessaria perché ci siano esseri viventi. Proseguiamo. Siccome questa è una cosa molto importante, l'UNESCO ha deciso che il 150esimo della tavola di Mendeleev andava, come dire, festeggiato in un modo molto importante. Tant'è vero che il 2019 è stato proprio l'anno internazionale della tavola di Mendeleev, o se volete degli elementi chimici. Venne aperto, vai pure avanti Lorenzo, con una grande conferenza a cui parteciparono tanti enti internazionali. Però vi faccio notare come la International Astronomical Union era uno degli organizzatori della conferenza. Perché? Perché parlare di elementi chimici e di sintesi di elementi chimici vuol dire parlare di astronomia. Perché
e vuol dire parlare di astronomia molto importante. Vai avanti ancora, vi dicevo che è stato inaugurato il 150esimo il 29 gennaio a Parigi, in una grande conferenza pubblica, è stato chiuso poi il 5 dicembre a Tokyo quest'anno, e tanto per darvi l'idea di cosa intendeva l'Unione Astronomica Internazionale per dare importanza a questo evento, vai pure avanti ancora Lorenzo, ecco vi faccio vedere proprio l'intestazione di una delle conferenze che si fecero allora, vedete, l'origine degli elementi cosmici dello spazio lontano. L'Unione Astronomica Internazionale ha inteso celebrare il 150esimo con una disamina chiaramente accurata e profonda di come sono nati e di come si sono prodotti nel cosmo tutti gli elementi chimici, e sarà un po' il discorso che cercheremo di fare noi questa sera in maniera semplice, in modo che anche gli studenti che sono invitati veramente a sentire questa chiacchierata, che magari ne usufruiranno per l'esame prossimo di terza media di quinta liceo, ripeto, è fatta per gli studenti che ci capiscano in maniera chiara di cosa stiamo parlando. Vai Lorenzo ancora per dire qualcosa di questo personaggio. Dmitri Mendeleev era nato in una città siberiana molto ma molto piccola, Tobolsk, nacque nel 1834, quindi era un uomo di metà del secolo 800, era ultimo di 17 fratelli. Ecco, era ultimo di 17 fratelli ed ebbe una vita molto sfortunata da un certo punto di vista. Lui si creò, come vi racconto, anche dei problemi direttamente, ma soprattutto fu questa, diciamo così, presenza di tantissimi fratelli con i genitori che ebbero dei problemi a pilotare un po' la sua vita e la sua scienza. Vai Lorenzo. Per aggiungere che la sua fama, ecco, la sua grande fama in peritura nacque il 17 febbraio del 1869. A cosa è dovuta la sua fama? A quello che vedete alla vostra sinistra. È lo scritto originario di Mendeleev, che è tradotto in termini più comprensibili a destra, però voi mi direte, se non è comprensibile la parte sinistra, figurarsi la parte destra. E qual è il significato che poi spiegheremo anche? Ai suoi tempi si conoscevano 63 elementi, elementi di qualunque tipo. Lui fu il primo a capire che se io metto questi 63 elementi uno dopo l'altro, insomma, faccio una fila di 63 porzioni, ma ogni 7-8 elementi lui si accorse che ce n'era uno che aveva le stesse proprietà di quello 8 postazioni prima, e andando avanti sembrava che ci fosse una certa periodicità ogni 7-8 posti. Lui si domandò se c'era qualche ragione fisica per questo, non riuscì a capirlo immediatamente, ma se guardate quella piccola tabella alla vostra destra, vi accorgerete che alcuni elementi sono indicati con delle sigle, altri sono indicati con dei punti di domanda. La periodicità di queste proprietà, si accorse Mendeleev, qualche volta aveva dei vuoti. Bene, lui predisse che dove c'erano questi vuoti dovevano esistere degli elementi che non erano ancora stati scoperti. E siccome nei vuoti c'erano delle postazioni con delle proprietà, lui predisse che un elemento ancora prima di essere scoperto doveva avere delle sue specifiche proprietà, cosa che ai tempi venne acquisita dai suoi diciamo così colleghi con un po' con stupore, un po' con risolini, un po' con bassa credulità. Vai avanti Lorenzo. Ecco, al giorno d'oggi l'elemento più semplice di tutti è l'idrogeno. Sappiamo tutti che l'idrogeno è fatto da un protone, il nucleo, e da un elettrone che sta in periferia, il protone positivo e l'elettrone negativo. È necessario che uno sia positivo e l'altro che sia negativo, perché sennò l'oggetto non sarebbe neutro.
L'elemento più complicato che esiste oggi al mondo si chiama organesso, organessio, è un nome che deriva dal suo scopritore. Guardate quanto è complicato. Questo di elettroni in periferia ne ha 118. E siccome l'atomo deve essere neutro, vuol dire che il nucleo deve avere 118 protoni. Fate mente locale. Faccio un pacchetto di 118 protoni che sono tutti positivi. Come fanno questi a stare insieme? La natura trova il sistema. Perché? Perché insieme a questi 118 protoni del nucleo dell'organesso ci conficca dentro 176 particelle neutre, neutroni. Queste particelle neutre stanno un po' qua e un po' là e riescono a tenere assieme il nucleo che altrimenti esploderebbe. I nuclei sono fatti, per quello che vi sto raccontando, sia da particelle positive che sono i protoni, sia quando serve da particelle neutre che sono i neutroni. Comunque vale sempre la regola che la neutralità implica che tanti sono i protoni nel nucleo, tanti sono gli elettroni al di fuori del nucleo. Vai avanti Lorenzo. Per dire che questa cosa deve essere nata in qualche modo. Uno potrebbe dire, sappiamo che c'è stato il Big Bang, forse c'è stato il Big Bang, 13,7 miliardi di anni fa, sarà nato tutto allora. Proviamo a ragionare. Il Big Bang, 13,7 miliardi di anni fa, non vi spiego tutto, è solamente l'essenza. 13,7 miliardi di anni fa è una sfera di fuoco che esplode a 10 miliardi di gradi. Un atomo non può stare insieme a 10 miliardi di gradi, ma neanche i protoni e neanche i neutroni possono stare assieme. Il Big Bang produsse le particelle subatomiche che costituiscono i protoni e i neutroni, cioè produsse quelli che noi chiamiamo i quark e quelli che noi chiamiamo le colle dei quark, che sono i gluoni. A 10 miliardi di gradi solo questo era possibile. Però l'universo si espande, un secondo dopo la temperatura di un miliardo di gradi. A questo punto i quark si possono mettere assieme e si cominciano a formare i protoni. Si mette insieme tre quark e si fanno i protoni, si mettono insieme due quark e magari si fanno i mesoni, eccetera. L'universo si espande. Dopo 15 minuti la temperatura è molto scesa. È scesa al punto che i protoni si possono incollare l'uno con l'altro. Magari se li incollano 3-4 si fa meglio, i protoni si possono affinare con gli elettroni, magari un elettrone e un protone si mettono assieme e fanno atomi di idrogeno e tutta questa cosa costruisce tutto l'idrogeno e tutto l'elio che c'è nel cosmo. A questo punto voi direte, il gioco è fatto, andiamo avanti, si costruisce tutto il resto. No, perché? Perché l'universo espandendosi, dopo 300.000 anni, diventa freddo e se diventa freddo non c'è energia per produrre elementi più complicati dell'elio e dell'idrogeno. Di elio se ne era formato il 25% rispetto all'idrogeno. A questo punto si ferma tutto. Siamo alla famosa immagine della radiazione cosmica di fondo, quella di Planck. Dopo 300.000 anni l'universo è freddo, c'è solamente idrogeno ed elio, però nell'universo c'è anche quella che la gente vuol chiamare materia oscura. La chiamano materia oscura non perché non emette luce, semplicemente perché non l'ha mai vista nessuno come fatta. Però se questa materia oscura si produsse ai tempi dell'origine dell'universo, questa materia oscura era molto abbondante e fece da come dire, da impulso gravitazionale per far sì che idrogeno ed elio si compattasse in masse molto grandi, molto grandi. Si formarono le prime galassie ed erano galassie fatte da stelle gigantesche. Pensate che le prime stelle, quelle che si chiamano di generazione 3, erano stelle che potevano avere masse di 100.000 volte la massa del Sole, stelle tremendamente grandi e quindi tremendamente veloci a evolvere. Tant'è vero che gli astronomi al giorno d'oggi cercano disperatamente quelle stelle lontanissime e non le trovano. Perché? Perché sono stelle probabilmente completamente estinte data la loro velocità di formazione. Però sta di fatto che
pian pianino queste gigantesche stelle hanno riscaldato ulteriormente l'universo, la velocità di formazione delle galassie è progredita sempre di più, l'universo di adesso è fatto da stelle di seconda e di prima generazione, e all'interno di queste stelle fatte di idrogeno e di elio dobbiamo cercare la genesi di tutti gli altri elementi che idrogeno ed elio non sono, e questo è il punto a cui vogliamo da un certo punto di vista ragionare quest'oggi. Vai avanti Lorenzo per dire che cosa. Ricordiamoci che l'idrogeno, l'abbiamo detto, è fatto da un protone e da un elettrone. Se noi ci mettiamo un neutrone nel nucleo, questo idrogeno lo chiamiamo deuterio, però avendo lo stesso elettrone che aveva l'idrogeno normale, ha le stesse proprietà. E se ci mettiamo due neutroni nel nucleo, rimane sempre uno l'elettrone, quindi lo chiamiamo trizio, e anche questo, avendo un elettrone, ha sempre le stesse proprietà. Questo per dirvi che l'idrogeno può diventare un po' più pesante, ancora un po' più pesante. Questi tre tipologie di idrogeno si chiamano isotopi. Isotopi cosa vuol dire? Vuol dire che se li ponessimo sulla tavola di Mendeleev, sarebbero allo stesso posto. Perché? Perché avendo un solo elettrone hanno le stesse proprietà. Di isotopi in natura ce ne sono tantissimi. Come faccio a fare un isotopo? Semplicemente mantengo fisso il numero di elettroni e aumento, se possibile, il numero di neutroni nel nucleo. Il trizio, tra l'altro, è un isotopo dell'idrogeno che ha difficoltà a stare assieme e quindi si decompone abbastanza velocemente. Il deuterio invece è un idrogeno stabile che si trova un po' dappertutto insieme all'idrogeno normale. Vai avanti Lorenzo, cominciamo a capire in maniera molto facile a questo punto come è fatto l'elio. Se io di protoni ne prendo due, devo mettere anche due elettroni, ho fatto l'elio. Se metto insieme a questi due protoni un neutrone, ho fatto l'elio 3. Se metto due neutroni, ho fatto l'elio 4. In natura è più preferibile, per la natura, costruire l'elio 4 dell'elio 3. L'elio 4 è il 99,9% di quello che esiste in natura, è quello che si usa per esempio per gonfiare i palloncini quando ci sono le giostre, oppure quello che è nato preferenzialmente all'origine dell'universo. Vai pure avanti Lorenzo per dire che abbiamo parlato di elio. Elio come parola richiama un po' la parola sole, ma perché questo elemento che noi chiamiamo elio ha acquisito questo nome? Beh, sapete perché? Perché è stato scoperto per la prima volta nel sole. Questa è un'immagine di uscita dell'eclissi americana del agosto 2017. Lorenzo è riuscito, forse lo ricorderete, a fare uno spettro flash in questo momento della parte cromosferica. Vai avanti Lorenzo. Lo spettro flash è stato fatto mettendo un reticolo davanti a una camera proprio in questo momento. Sì, c'è anche Emanuele, poi siete nominati entrambi. L'idea è stata congiunta per loro due. Come vedete nello spettro flash si vedono delle righe. Queste righe sono un po' curve perché il sole è curvo e ogni riga è una certa posizione. Vai ancora avanti Lorenzo. C'è una riga che è fissata a 587 nanometri, quella indicata con elio 1, che nel secolo scorso si cominciò a osservare, ma nessuno aveva capito che cosa fosse. È una riga praticamente sconosciuta ai più e anche abbastanza misteriosa, però una volta che venne osservata la si studiò in parecchie eclissi. Vai avanti Lorenzo. Il primo che vide questa riga era Jensen, che era un famoso spettroscopista. Lui la vide in un'eclisse del 1 agosto del 1868, la vide ma non capì assolutamente che tipo di elemento chimico fosse coinvolto in questo. Vai avanti ancora Lorenzo. Venne confermato di lì a poco
da altri colleghi di Jens, in particolare Lockyer, che era un famoso osservatore solare. Un'eclisse del 20 ottobre del 1868 rivelò ancora la famosa riga 588 nanometri. Beh, forse non sapete che la questione venne risolta non da uno spettroscopista, da un astronomo, ma da un geologo. Luigi Palmieri era un geologo napoletano che nel 1882 scoprì uno strano gas nelle lave del Vesuvio. Fece la spettroscopia di questo gas, scoprì che la risultanza spettroscopica era quella di quella riga sul Sole. Quindi quell'elemento misterioso che c'era nel Sole venne definito come gas effettivamente esistente anche sulla Terra e naturalmente acquisì il nome di elio. Perché? Perché venne individuato per la prima volta nel Sole. Vai avanti, Lorenzo. Per dire, e qui siamo ai giorni nostri, che ormai l'elio si scopre dappertutto. E l'ultima della serie è che anche nei pianeti extrasolari, specie quelli che hanno massa gioviana molto vicino alla stella e quindi possono svaporare parecchio, l'elio è normalmente presente. Guardate qua, WASP-107b, b vuol dire che è un pianeta attaccato alla stella WASP-107, è un pianeta che ha una massa simile a quella gioviana, che ruota molto vicino alla stella. Bene, questo lo scalda molto, lo fa svaporare. L'Hubble Space Telescope ha fatto spettro di questo materiale che se ne vola via, scoprendo la riga dell'elio. L'elio è un elemento universale, perché è prodotto per il 25% diciamo rispetto all'idrogeno dal Big Bang, e lo si trova veramente dappertutto. Proseguiamo ancora. Per esempio, vedete, se andiamo a guardare Giove, quali sono gli elementi fondamentali di Giove? Ma certamente l'idrogeno, fondamentale, è l'elemento più abbondante nel cosmo. E poi, subito dopo l'idrogeno, ma certamente l'elio, e un po' di carbonio, un po' di azoto e un po' di ossigeno. Vai avanti, Lorenzo. Ecco, quello che riguarda Giove, che è un pianeta gassoso gigante, riguarda anche Saturno. Pari pari. L'idrogeno è il componente principale di Saturno, l'elio è il componente che viene immediatamente dopo, e poi in formato minore carbonio, azoto e ossigeno. Vai avanti ancora, Lorenzo. Qualunque pianeta gassoso e gigante come Nettuno si comporta come i primi due, idrogeno ed elio. Abbiamo capito come è fatto l'idrogeno, ci mancherebbe, abbiamo capito come è fatto l'elio. A questo punto, guardando Nettuno, sappiamo come è fatto Nettuno. Prosegui ancora. Per dire che se andiamo su un pianeta invece non gassoso, questa è la Terra, le cose cambiano. Perché vedete, nella Terra, che è fatta di roccia, è fatta di metalli, è fatta anche un po' di acqua, gli elementi fondamentali sono l'ossigeno, sono il silicio, sono, se volete, dei metalli, il litio, il ferro, il calcio. A questo punto, se dovessimo andare a disquisire come sono fatti questi elementi, perché l'idrogeno e l'elio abbiamo capito come sono fatti, ma l'ossigeno, il silicio, i metalli, come sono fatti se li volessimo proprio testare con mano? A questo punto, vai avanti Lorenzo, vedete, ci mettiamo in marcia su una strada molto strana, è una strada molto strana, tant'è vero che siamo nel deserto di Atacama sulla laguna Chaxa. Qui sul deserto di Atacama quel bianco che vedete è sale fatto da materiale che fa, di acqua sorgiva che dal profondo porta questo sale verso l'esterno. Andiamo in fondo a questa zona salina, avanti Lorenzo, di sale ne vediamo accumulato tantissimo, pensate 3 km di spessore. Qui c'è di tutto, ma se andiamo a 500 metri di profondità troviamo un sale speciale, il litio. Il litio è un metallo veramente molto velenoso, e di questo litio in profondità sulla laguna Chaxa ce n'è tantissimo, potremmo andare avanti per 100-200 anni a fare pile al litio. Il governo cileno non ha ancora ceduto alle multinazionali americane, speriamo che non lo faccia, però questa è una grande fonte di litio. Il litio è un metallo. Sulla Terra c'è il litio
che non c'è, evidentemente sui pianeti gassosi. Vai avanti ancora, Lorenzo. Ecco, perché, pur essendo così ricca questa miniera di litio, non dovrebbe essere toccata? Perché è un osi naturale particolare. Ci sono questi fenicotteri rosa, vai avanti Lorenzo, che nonostante le acque tossiche che ci sono da queste parti, riescono a sopravvivere perché ci sono dei batteri che, resistendo a questa tossicità, danno loro da vivere. È un ambiente estremamente interessante anche dal punto di vista ecologico, anzi soprattutto dal punto di vista ecologico. Abbiamo parlato però di litio. Il litio che cos'è? Vai avanti Lorenzo. Beh, se noi eravamo arrivati all'elio con due protoni nel nucleo, mettiamone tre di protoni, quelli diciamo così rosellini, se ne mettiamo tre di protoni nel nucleo abbiamo fatto il litio. Beh, ci possiamo mettere magari tre neutroni, benissimo, ci possiamo mettere magari quattro neutroni, benissimo, però se nel nucleo ci sono tre protoni, questo è il litio, e se i protoni sono tre, gli elettroni attorno a questo nucleo devono essere tre. Quindi il litio è fatto da un nucleo che ha tre protoni e tre o quattro neutroni. Gli elettroni sono sempre tre, indipendentemente dalle due forme isotopiche che vi ho detto. Il litio è un metallo velenoso, ricordatevelo, per cui se vi capita tra le mani non dovete leccarvi le mani, perché è più velenoso del virus che ci sta tanto dando fastidio. Avanti ancora. Ci trasferiamo in un posto tremendo, la miniera di Kukichamama, io non riesco mai a dirlo, Kukikamata, a Kalama, è un posto terribile. Tutte queste strade sono fatte perché pian pianino si va in fondo a questo baratro di 3 km per 1,5 per scavare il rame. Sono strade, vai avanti Lorenzo, che permettono a questi camion di portare materiale ricco di rame in superficie e poi destare questo rame, il rame che va in un impianto dove diventa rame che va in giro per tutto il mondo. Proseguiamo ancora, è un ambiente terribile e funesto, nel senso che questa città che era vicina alla miniera è completamente deserta, perché sono morti tutti di silicosi, specialmente i bambini, per i fumi di questa terribile miniera. Vai pure avanti. Una volta ci giocavano anche a pallone qui, poi alla fine si è capito che questo è un posto assolutamente da abbandonare, e i minatori di Kukichamata risiedono tutti a Kalama. Però il rame è un metallo molto importante, molto prezioso. Invece la silicosi veniva dal fatto che questi minerali a base di silicio, quindi di roccia, intasavano i polmoni molto più di quanto non facciano le polveri del giorno d'oggi. A questo punto, vai avanti ancora Lorenzo, e facciamoci questa domanda. Ve lo ricordate l'organesso? L'elemento più complicato che c'è in natura. Quello con 118 elettroni. Benissimo. Il rame di elettroni ne ha 29, quindi nel suo nucleo ci sono 29 protoni. Il silicio di elettroni ne ha 14, quindi nel suo nucleo i protoni sono 14. Vedete la differenza? Ecco, tra organesso, rame e silicio la relatività è completamente differente. Perché? Perché il numero di elettroni che stanno attorno al nucleo è completamente differente. La reattività è legata al numero di elettroni che stanno attorno al nucleo, fermo restando che tanti quanti sono gli elettroni, tanti devono essere i protoni nel nucleo per concedere a qualunque tipo di elemento la neutralità necessaria. La natura vuole la neutralità. Vai avanti, Lorenzo. Per farvi notare come la Luna, vedete, essendo un corpo solido, più o meno la configurazione a elementi che ha la Terra, tanto ossigeno, tanto silicio,
silicio e ossigeno fanno le rocce e un po' di metalli come il magnesio, il calcio, il ferro, perché le rocce da sole non stanno in piedi, hanno bisogno anche di metalli per essere compattate. Vai pure avanti ancora. Se invece andiamo agli estremi, siamo a Plutone, qui cambia ancora le cose, perché vedete, l'ossigeno c'è su Plutone, ma manca l'elio, l'idrogeno è abbastanza ridotto, ma è decisamente presente. E questo perché? Perché l'idrogeno con l'ossigeno fa acqua, quel bianco che vedete fondamentalmente è ghiaccio, il silicio con l'ossigeno fa rocce e molta parte di questo corpo è fatto da rocce. Ecco, la natura è così, cioè non c'è nulla di nuovo, gli elementi sono sempre quelli, anche se messi in maniera quantitativamente differente in funzione dell'evoluzione geologica del corpo di cui stiamo trattando. Vai avanti ancora. A questo punto la tavola periodica, mamma mia come sembra complicata. No, non è complicata, perché se avete seguito il discorso la possiamo leggere in maniera molto semplice. In alto a sinistra c'è l'idrogeno, un elettrone. In alto a destra, un po' coperta dal microfono, c'è l'elio, due elettroni. In basso a sinistra c'è il litio, tre elettroni. E dopo il litio c'è il berillio. Il berillio, se viene dopo il litio, quanti elettroni deve avere? 4. E dopo il berillio cosa c'è? C'è il boro. Quanti elettroni deve avere il boro? 1 in più, 5. E poi c'è il carbonio. Quanti elettroni deve avere il carbonio? 6. E l'azoto che viene dopo? 7. E l'ossigeno che viene dopo l'azoto, quanti elettroni deve avere? 8. E il fluoro, quanti elettroni deve avere? 9. E poi è sempre coperto dal microfono, c'è il neo che si vede o non si vede, insomma, comunque vabbè, diciamo, il concetto è chiaro, che poi non vado avanti a spiegarveli tutti, avete capito, appena aggiungete di uno gli elettroni fate tutta la tavola periodica, è facile, si aumenta sempre di uno e si ha tutta la tavola periodica. Attenzione, Mendeleev non sapeva che esistevano i protoni, non sapeva che esistevano i neutroni, non sapeva che esistevano gli elettroni, ci mancherebbe, la sua fu un'intuizione che in maniera moderna riusciamo a spiegare in maniera molto semplice. Vi devo anche dire, e questa è una cosa molto importante, che la natura ha molto piacere che tutti gli elettroni abbiano il numero massimo compatibile con una certa striscia. Le strisce sono le righe orizzontali. Gli elementi ultimi, che sono l'elio, il neo, l'argo, il cripto, l'osseno, il rutenio, eccetera, eccetera, sono quelli che hanno tutti gli elettroni possibili. La natura vorrebbe che tutti gli elementi arrivassero ad avere tutti gli elettroni possibili. Se questa cosa non succede, se c'è qualche elettrone che cresce, qualche elettrone che manca, la natura cerca di far di tutto perché questi elettroni vengono acquisiti. E lavora così la natura. Lavora così perché? Perché questa è una legge di natura. E adesso vi spiego cosa significa questa cosa che vi ho detto. Vai avanti, Lorenzo. Per dirvi che se leggete sui libri, le strisce verticali si chiamano gruppi. Sono cose, sono elementi che hanno tutte le stesse caratteristiche. Le strisce orizzontali invece si chiamano periodi. Perché si chiamano periodi? Perché le proprietà aumentano progressivamente da sinistra verso destra. Le proprietà sono la reattività chimica, la reattività con l'ossigeno, qualunque tipo di proprietà. Quindi i gruppi sono le cose verticali, stesse proprietà, i periodi sono quelle orizzontali, proprietà in crescita o in decrescita. Vai avanti. E adesso ci divertiamo un pochettino, ci divertiamo un po' andando a teatro, visto che non si può andare, noi ci andiamo, perché un atomo è fatto così. Allora, assoldiamo un omino, questo omino sta in cima al teatro, in cima, in alto a destra, questo omino ha tante palline in mano, cosa fa questo omino? Butta le palline dentro nel teatro. Secondo voi le palline dove vanno?
ovviamente andando il più basso che sia possibile, giusto? Allora, vai avanti, Lorenzo. Ecco, un atomo è fatto da tanti ripiani dove si possono mettere le palline. Allora, le palline, avete capito, sono elettroni. Il nostro omino, in alto dopo il numero 4, comincia a buttare le palline. Vai avanti, Lorenzo, ne butta una. Questa pallina va in parterre, questo è l'idrogeno. Lo stesso omino butta un'altra pallina. Questa pallina va ancora in parterre, abbiamo l'elio. A questo punto voi direte, beh, adesso butto una terza pallina che va ancora in parterre, la natura non è così semplice. La natura dice che quando ho due palline in parterre non ne posso più metterne anche una. È finita. E ogni gradino può avere solamente due palline. Quindi la terza pallina va sul gradino successivo. Allora sono tre palline, ho il litio, giusto? Vai avanti, Lorenzo. L'omino butta la quarta pallina. Siccome in ogni gradino ci stanno due e solo due palline, la quarta pallina va nello stesso gradino e faccio il berillio. Vai avanti, Lorenzo. Facciamo lavorare l'omino. Butta la quinta pallina dove va? Va nel gradino successivo. Abbiamo il boro. Altra pallina ancora la buttiamo, vai Lorenzo, due palline nel gradino successivo, abbiamo il carbonio, l'omino continua a lavorare e buttare palline, vai avanti ancora, siamo al penultimo straterello, abbiamo sette palline l'azoto, vai ancora, l'ottavo va ancora lì perché ce ne stanno solamente due per ogni straterello. L'ossigeno, ancora vai avanti. Stavolta abbiamo il fluoro e siamo quasi alla fine del primo strato. L'omino butta ancora una pallina. Completa, vedete, in questo modo tutte quelle palline che ci stanno in quello strato lì. La natura è molto contenta di questo. La natura piace tantissimo che ogni atomo raggiunga questa configurazione. E se voi mi chiedete, ma insomma, non ce ne potevano stare più di due di palline su ogni staterello? La mia risposta è che c'è una legge, se vi interessa ve la dico, per gli studenti, si chiama principio di esclusione di Pauli, che dice che purtroppo in ogni strato più di due palline non ci stanno, se no litigano e si scacciano una con l'altra. Due palline per ogni piccolo staterello, fino ad arrivare al neo, che ha 10 elettroni distribuiti in 5 strati da 2 palline ciascuna. Vai avanti, Lorenzo. Adesso chiaramente non vado alla fine della tavola periodica. Diciamo che man mano che gli elementi aumentano, tanto più aumentano il numero di palline. Vai avanti. Certo che siccome Mendeleev non sapeva assolutamente queste cose, mica si poteva immaginare come erano fatte le palline di cui noi abbiamo parlato. Lui era solo un intuitivo. L'elettrone venne scoperto nel 97, e la tavola periodica è del 69. Il protone venne scoperto nel 917. Il neutrone addirittura nel 32. Scoperte successive che hanno chiarito dal punto di vista quantitativo quella che fu un'intuizione di Mendeleev, di cui adesso andiamo a dire qualcosa sulla vita. Vai avanti, Lorenzo. Quello che lo rese celebre è quello scartoffio che vedete scritto alla vostra destra, dove c'erano i 69 elementi che lui mise in una certa successione. Vai avanti, Lorenzo. Non ci crederete. Ma lui stesso lo scrive. Ebbe una notte un sogno. In questo sogno c'era un piccolo diavoletto che su una tabella, un po' meno bella di quella che vedete qua, gli indicò la posizione di tutti gli elementi che conosceva. Lui aveva buona memoria, appena si svegliò,
prese questi appunti, che sono gli appunti che avete visto prima, e divenne famoso in maniera imperitura per questo. Sarà vero che fu un sogno? Chi lo sa? Lui lo racconta così, ma di sicuro è stata un'intuizione. Vai avanti. Certamente era una persona che ebbe una vita molto complicata. I suoi genitori nella piccola, nel piccolo paese siberiano ebbero dei problemi. Pensate, il padre è un insegnante, divenne cieco per un tumore al cervello, morì, e la madre, che aveva 17 figli, lui era l'ultimo di 17 fratelli, dovette fare veramente i salti mortali, ma aveva capito che l'ultimo aveva qualcosa di diverso dagli altri e veramente diede tutta se stessa per farlo studiare. Tant'è vero, vai avanti Lorenzo, che riuscì a iscriverlo all'Università di Pietroburgo nel 1850. Lui si laureò a Pietroburgo e si specializzò anche andando in Germania presso il famoso Bunsen. Bunsen è un chimico famoso, quello del Becco Bunsen. Tornò nel 1865, insegnò chimica fino al 1890 all'Università di Pietroburgo. Poi cominciò ad avere dei problemi, perché venne licenziato da questo posto, perché ci fu una rivolta di studenti. Normalmente cosa fa il professore? Si mette dalla parte del rettore, invece lui no, lui si mise con gli studenti. Attenzione, siamo in Russia, questa cosa non gli venne perdonata e perse il posto. Però siccome era già famoso, perché ormai nel mondo la sua teoria era un po' diffusa in tutto il mondo, perse il posto di insegnante, ma non perse, diciamo, la capacità di avere un lavoro. Tant'è vero che ebbe parecchi incarichi governativi di vari tipi. Il problema era che quando era in Germania cominciò, lasciatemi dire, a mostrare quella che era la sua sregolatezza. Pensate, in Germania mise incinta una ballerina ed ebbe una figlia. Questa figlia dovette mantenerla per tutta la vita, e questo veramente gli creò tantissimi problemi. Vai avanti, Lorenzo. Era, come vi dicevo, ultimo di 17 figli. Le sorelle, la maggior parte erano sorelle, vedevano che era un po' solo. Cosa succede nel 1862? Succede che una delle sorelle gli fa conoscere a casa di questa sorella una certa signora, Leskeva, che era più vecchia di lui di 6 anni. Si sposarono, fu un matrimonio burrascoso. È vero che ebbero 2 figli, ma praticamente si sono separati quasi subito. E perché si separarono? Perché il buon Dmitri Mendeleev, nel 1876, quando aveva 42 anni, sempre in casa della stessa sorella, pensate, si invaghì pazzamente di una ragazzina di 17 anni, una certa Anna Popova, che era una studentessa di belle arti. Questa scappò a Roma per non farsi inseguire. Lui minacciò di buttarsi dal Colosseo se non l'avesse sposato. Alla fine, nel 1882, riuscì a sposare questa seconda moglie. Però c'era un problema: era già sposato con la prima. Allora riuscì a corrompere il prete che gli sposò con del denaro, facendogli fare queste seconde nozze. Ebbero 4 figli, ma questa fu la fine della sua carriera, perché in Russia i bigami allora non erano accettati. Tant'è vero che gli venne per sempre negato l'ingresso alla famosa Accademia delle Scienze Sovietiche. E non è finita qui, vai pure avanti Lorenzo. Non è finita qui, perché si inimicò anche uno dei più famosi chimici del tempo, Arrhenius. Vinse il premio Nobel nel 1903 per la dissociazione elettrolitica, che in termini grossolani vuol dire riuscire a spiegare come mai, se butto sale nell'acqua, si scioglie. Mendeleev,
criticò pubblicamente questa assegnazione dicendo che secondo lui Arrhenius era completamente nell'errore. Questo Arrhenius era un tipaccio, se l'è legata al dito questa cosa. E siccome era anche uno dei membri dell'Accademia delle Scienze che doveva definire il premio Nobel per ben tre volte, quando Mendeleev era sull'orlo del premio Nobel si oppose e non glielo fece vincere. Quindi Mendeleev non vinse mai il premio Nobel, anche per questi disguidi che ebbe tra colleghi. Vai pure avanti, Lorenzo, per aggiungere che però, pensate, scrisse 17 libri. E questa è una cosa che io non avrei mai creduto. Ricevette 100 lauree honoris causa, perché era famoso in tutto il mondo. 100 lauree honoris causa. E volete che la sua tavola famosa, tavola periodica, non recasse qualcosa che lo identificasse immediatamente? Certamente che esiste un elemento a suo nome. Vai avanti, Lorenzo. E l'elemento si chiama ovviamente Mendeleev o Mendelevio. È l'elemento 101. Avete capito che quando dico 101 dico 101 elettroni. Per far stare insieme 101 elettroni devo mettere 101 protoni. Da soli non ci starebbero se non mettessi un numero congruente di neutroni. Quanti neutroni? 258 meno 101, fate voi la somma, tantissimi neutroni. Come si fa a ottenere il Mendeleev? È una cosa molto complicata. Venne ottenuto negli anni 50, si prese un acceleratore di particelle a Berkeley, si bombardò un altro elemento molto pesante, di stagno, con nuclei di elio, vennero fuori tanti isotopi del Mendeleev. Pensate, è quello che ha più isotopi in natura. Il più stabile vive, si dimezza in 50 giorni. Sono tutti talmente grossi che hanno difficoltà a stare insieme, quindi tendenzialmente tendono a decomporsi. Gli elementi radioattivi sono sempre elementi abbastanza grossi che hanno fatica a stare insieme. Però esiste anche un elemento 101 in onore dello scopritore della tavola periodica. Vai avanti. Ecco, vi aggiungo molto brevemente il perché lui fu colui che viene sempre ricordato per questa cosa, anche se in Germania questa tendenza alla periodicità delle proprietà venne scoperta anche da chimici tedeschi. Però la differenza rispetto ai tedeschi è che i tedeschi non si resero conto che c'erano dei buchi che andavano colmati con degli elementi non ancora scoperti. Mentre invece, come vi accennavo all'inizio, Mendeleev lasciò questi buchi addirittura dicendo che lì non c'era un elemento, ma che le proprietà erano già definite in partenza. Questa è una cosa che ai suoi tempi venne presa in maniera abbastanza beffarda, ma aveva ragione lui. E questi elementi sono stati scoperti poi nei decenni successivi da altri chimici che avevano seguito questi suoi concetti. Vai avanti. E dove vedete qui, è un po' più chiaro, dove vedete i punti di domanda, vedete, sono punti dove lui non sapeva cosa mettere, ma insomma, se un elemento deve avere 68 elettroni, io non so com'è, non so che cos'è, però se ha 68 elettroni, guardate al centro, se ne ha 70, deve avere quelle proprietà definite dal numero di elettroni. Non è ancora stato scoperto l'elemento, non importa. Quando verrà scoperto lui ne era convinto, perché la natura non fa le cose a caso, la natura è consecutiva. Quando verrà scoperto avrà queste proprietà, e aveva ragione lui. Tant'è vero che, vai pure avanti, pian pianino, tutti questi vuoti vennero colmati. Il gallio, scoperto nel 75, lo scandio nel 79, il germanio nel 32, però mi fermo un attimo sul tecnezio 43, scoperto da un italiano, Segre. Perché? Perché è il primo elemento non naturale prodotto dall'uomo. Il primo elemento non naturale. E lui aveva, vai pure avanti, nelle ulteriori elaborazioni della tavola periodica, questa, se mi ricordo bene, è il 1904, quella frecciolina lì indica un vuoto.
Il volto è il tecnezio. Il tecnezio 43 venne scoperto da Segre nel 37 bombardando il molibdeno con dei nuclei di idrogeno. Beh, è il primo elemento non naturale, cioè non prodotto direttamente dalla natura. Questo è vero, ma fino a un certo punto, perché per quanto sembri incredibile, c'è una stella, pensate, l'aereo dei gemelli, il cui spettro mostra la presenza di tecnezio. Il tecnezio è un periodo di dimezzamento, cioè si decompone per metà di circa 200.000 anni, quindi è molto veloce. Se questa stella, l'aereo dei gemelli, ha il tecnezio, vuol dire che lo produce in tempo reale. È l'unico caso noto in cosmochimica di elemento radioattivo pseudonaturale. Vai avanti, Lorenzo. A questo punto siamo, il nostro racconto procede veloce, siamo nel 57, questo è un articolo che ha fatto epoca per sempre nella cosmochimica, la sintesi di elementi nelle stelle. I quattro autori sono quelli che vedete, l'unica vivente è ancora Margaret Burbidge, che ha compiuto 101 anni, invece gli altri tre sono il marito, che sono Furrer e Hoyle, sono già morti. Qual è stato il pregio di questo articolo? Che tra l'altro è un articolo di 120 pagine, lo trovate tranquillamente in rete se vi interessa, se qualche studente lo vuole, gli interessa guardarlo, lo trova tranquillamente in rete, basta cliccare su Google. Beh, sarò velocissimo su questo, vai avanti Lorenzo. Loro si resero conto che se le stelle sono fatte di idrogeno ed emettono calore, perché succede questo? Perché l'idrogeno, essendo compresso ad alta temperatura nel nucleo delle stelle, si tramuta in elio emettendo energia. E quello che vedete schematizzato è esattamente questo. Se io piglio quattro palline che sono idrogeno, le compatto in quattro palline che sono il nucleo di elio, libero tantissima energia come energia di legame. Ecco, questo è il modo con cui le stelle compiono il loro processo di emissione di energia. Ma a questo punto, se tutto l'idrogeno diventa elio, che succede? Se tutto l'idrogeno diventa elio, non si emette più energia. Se non si emette più energia, cosa fa la stella? Comincia a comprimersi su se stessa. Il suo peso comprime l'elio e sarà l'elio a questo punto che si decompone in altri elementi. Vai avanti, Lorenzo. L'elio, se si incolla con un altro elio, diventa il doppio di se stesso e quindi diventa il berillio. E se al berillio si incolla un altro nucleo di elio, diventa il triplo di se stesso, quindi diventa il carbonio. L'elio 4, il berillio 8, il carbonio 12. Vedete com'è facile? A questo punto è tutto chiaro. Quando di elio non ce ne fosse più, siccome la stella deve in qualche modo bruciare, la stella si comprime, rimane una stella ricca di carbonio, si comprime anche il carbonio e così via, si producono tutti gli elementi chimici fino al ferro, uno dopo l'altro, man mano che la stella evolve. Proseguiamo. Vai. Durante questi processi, specialmente dopo che si è formato il carbonio, la stella diventa instabile, si espande, si ricomprime, si espande, va in una doppia fase di gigante rossa, diventa una nebulosa planetaria, quello che noi conosciamo benissimo. Poi, vai pure avanti, si può giocare su queste cose, ma noi non lo facciamo. Semplicemente abbiamo prodotto il carbonio, aggiungiamo l'elio, facciamo l'ossigeno, benissimo. Abbiamo l'ossigeno, aggiungiamo il carbonio, facciamo il silicio, eccetera, eccetera, eccetera. Si produce tutto fino al ferro e a questo punto che succede? Vai avanti Lorenzo. Che la terra diventa una specie di cipolla. Lo stadio più profondo è il ferro, ci sono stadi progressivamente crescenti che sono fatti da tutti gli elementi
chimici che progressivamente si formano. A questo punto dipende dalla massa. Vedo, sono stato veloce qui perché non volevo essere molto complicato. Se la massa è quella solare, si ferma tutto qua. La stella si raffredda e muore. Se la massa è, facciamo 10 volte la massa del Sole, benissimo. C'è ancora una sufficiente gravità per comprimere il ferro. Se comprimo il ferro, che cosa succede? Voi direte, brucia il ferro. La risposta è no. La natura è strana, ma è così. Se io comprimo il ferro si raffredda. E se si raffredda, la compressione aumenta. E se la compressione aumenta, gli elettroni che ruotano attorno al nucleo del ferro cosa fanno? Vengono costretti ad andare dentro nel nucleo. Gli elettroni vanno dentro nei protoni. Andando dentro nei protoni diventano neutroni. La stella diventa tutta fatta di neutroni e in questo processo di compressione c'è una valanga di neutrini che vengono emessi. La stella esplode. Esplode. Mandando in frammenti tutto quello che aveva prodotto all'interno, esplode come supernova e tutti gli elementi prodotti vanno verso il cosmo profondo. Sono gli elementi che compongono i pianeti, sono gli elementi che compongono gli asteroidi, sono gli elementi che compongono, essendoci tanto carbonio, anche gli esseri viventi. Proseguiamo. Andiamo pure avanti. Vai pure avanti, questo lo bypassiamo, così recuperiamo un attimo di tempo. Ecco, questo per dirvi, vedete la natura com'è strana. Finché gli elementi arrivano al ferro, se io comprimo si ha emissione di calore. Quando gli elementi sono più pesanti del ferro, se io comprimo il calore viene assorbito. Quando siamo arrivati al ferro, che è quello in cui si focalizza all'interno delle stelle, la stella viene costretta a chiudersi su se stessa, tramutandosi in una stella di neutroni, ovvero in un nucleo fatto di neutroni e un esterno fatto volare via da una valanga di neutrini. Andiamo avanti. Questa è la famosa supernova 1987A, vi ricordate? E per capire cos'è una supernova, non ve lo voglio assolutamente spiegare, ci mancherebbe, però vai pure avanti, Lorenzo. Il giorno prima sinistra, il giorno dopo destra. Capito cos'è una supernova? In quel piccola stella di sinistra c'era tutta una quantità di elementi chimici prodotti. Il giorno dopo questi elementi chimici vengono buttati nel cosmo. E nuove stelle che si formeranno assimileranno questi elementi. Vai avanti. E guardate che meraviglia questa immagine della supernova di Cassiopea. Ogni colore dice di un elemento chimico. E questa è un'immagine di Chandra che ha definito il silicio, il ferro, lo zolfo con varie lunghezze d'onda dei raggi gamma. Ci sono veramente tutti gli elementi chimici che conosciamo. Vai avanti ancora. E l'ultima cosa che vi posso aggiungere è questa, che in realtà le stelle normali producono tutti gli elementi che non sono nel giallino. Gli elementi del giallino, che sono quelli più pesanti, c'è sempre stato un po' di difficoltà, scusate, a capire come come potessero essere nate? Beh, recentemente, vai avanti, si è scoperto che vengono emesse onde gravitazionali. Da che cosa? Vai avanti. Da un oggetto, quello in basso, che emette per tantissimo tempo onde gravitazionali. Quell'oggetto che cos'è? Vai avanti. Sono due nuclei di neutroni, due stelle di neutroni, due nuclei di supernove, come dicevamo prima, che essendo vicine si stanno ruotando l'una con l'altra, si avvicinano, si mergono l'una con l'altra. Il mergere di stelle di neutroni produce tutti gli elementi pesanti che ci mancavano.
La natura è pazzesca da questo punto di vista, e questa è una scoperta molto recente. Abbiamo completato un po' la tavola periodica da questo punto di vista, però c'è ancora un piccolo punto. Vai avanti, Lorenzo. Questi sono tanti elementi: l'oro della mia catenina, il platino, il selenio, tutte queste cose qui nascono perché? Perché due stelle di neutroni, residui di supernove, per loro casualità erano vicine, sono compattate l'una con l'altra, creando onde gravitazionali. Vai avanti ancora, Lorenzo. Perché? Proprio nel 50° della tavola periodica, sia Nature che Science hanno fatto un'ulteriore considerazione, che è una considerazione futuribile, se volete, ma interessantissima, ed è questa. Vai avanti. Questo è Oganessian, che si è fatto dare la bellezza di 100 milioni per aumentare la potenza del suo impattatore di particelle pesanti per fare grossi elementi. Bene, cosa sta facendo Oganessian e anche altri al mondo? Stanno tentando, vai avanti Lorenzo, di fare questa cosa. La tavola periodica, vedete, ha molte cose ben descritte, ma ci sono alcune cose grigie. Guardate quanti sono i grigi, sono tanti, sono sempre quelli più pesanti. Quelli grigi sono degli oggetti che non esistono ancora. Però la gente si sta chiedendo, ma se al giorno d'oggi esistono 118 elementi, 118 vuol dire 96 naturali e 22 artificiali, non è che se ne possono creare altri? Uno dice, ne creerete altri, saranno sempre più instabili. E invece probabilmente no. Vai avanti, Lorenzo. Ci sono delle considerazioni astrofisiche, ecco, questo è per dire come ha fatto Oganessian a fare il suo Organessio. Ha preso del Californio, gli ha sparato addosso del calcio con il suo acceleratore di particelle, e devi mandare due cose grosse a compattarsi l'una con l'altra. Ha formato quel nucleo pazzesco che, proprio perché tale, è leggermente instabile. Però con esperimenti di questo tipo, vai avanti, per certe ragioni teoriche sembra che esista un'isola di stabilità all'estrema destra dove elementi super pesantissimi potrebbero essere stabili nonostante le loro dimensioni. Nessuno ha ancora scoperto questo, tra 100 anni chi lo sa, però fate mente locale. Se io avessi un elemento super pesantissimo, dico per dire un nucleo con 500 protoni, gli elettroni dovrebbero girare a velocità pazzesca attorno a questo nucleo, a velocità relativistica. Quindi se questa isola di stabilità esistesse, avremmo a disposizione degli elementi con proprietà pazzesche, incredibili. Questa è la chimica del futuro, e anche la chimica cosmica del futuro. Ecco perché si investono delle cifre anche notevoli per vedere se questa isola di stabilità effettivamente esiste o no. L'ultima parte del nostro discorso, vai avanti Lorenzo, ci porta in questo posto che è ancora il deserto di Atacama, ci porta dove c'è scritto Alma. Perché ci porta dove c'è scritto Alma? Vai avanti. Stiamo andando effettivamente, qui siamo nel deserto di Atacama, stiamo andando a 2700 metri di altezza nel laboratorio di Alma. Vai avanti. Eccoci qua nel laboratorio, ci accolgono, qui è dove si elaborano le immagini del super interferometro. Vai avanti. Se guardiamo verso la montagna, al di là della montagna ci sono le 66 antenne di Chinantor. Voi direte, ma cosa c'entra questo col discorso che stiamo facendo? Adesso lo capite. Quando arriviamo lì al laboratorio di Alma, vai avanti, magari diamo un occhio alle 66 antenne, qui c'è un'antenna, e le antenne sono tutte più o meno di queste dimensioni, sono 12 metri, sono 66 antenne, però oltre che visitare le antenne, visitiamo i laboratori. Vai avanti. Questo è un corridoio dove ci sono tante immagini,
in questo corridoio passiamo con la nostra camminata, ci fermiamo qua a destra, io mi fermo qua a destra, perché quell'immagine è un'immagine della nebulosa di Orione che Alma vede, ricca di composti a base di carbonio, ce ne sono a centinaia, e sempre molecole a base di carbonio sono la sintesi delle molecole interstellari. Andiamo in fondo, là in fondo dove c'è una scala, scendiamo e davanti a noi, guardate cosa ci vediamo. Vedete? C'è un omino dove siamo fatti di polvere di stelle. L'omino ce lo dice in maniera molto chiara. E siamo fatti di materiali che le stelle hanno prodotto, sembra fatto apposta per noi. Certamente l'ossigeno, certamente l'idrogeno, certamente l'azoto, ma soprattutto il carbonio. Perché spesse volte, vedete, si discute su come può essere la vita nel cosmo. Noi siamo fatti di carbonio, qualcun altro sarà fatto di ammoniaca, qualcun altro sarà fatto di silicio, qualcun altro. La verità è che il carbonio dei 92 elementi della natura ha delle proprietà uniche. Non ce n'è uno uguale al carbonio. E se il carbonio non avesse questa proprietà, non vivremmo noi, non ci sarebbe la vita. Voi dite, ma come mai? Ma cosa ha di strano sto benedetto carbonio? Prodotto dalle stelle, in quantità rimarchevole. Vai Lorenzo. Ecco, questo è quello che è il nostro mondo, ma anche quello che è il cosmo. Vai avanti. Le stelle producono, vai pure avanti che dovrebbe sganciarsi. Chiaccia. Va bene. È frecciato il carbonio, vedete? Ha proprietà speciali. Vai pure avanti ancora. Così come sono speciali quei 4-5 elementi, vedete, indicati nel verdino, che sono gli elementi della vita. Le stelle producono quegli elementi. Solo quegli elementi. E perché sono così importanti quegli elementi? Vai avanti Lorenzo. Perché se andiamo a vedere quant'è la percentuale, escluso l'idrogeno e l'elio che ovviamente ce ne sono in grande quantità, qual è la percentuale nel cosmo di ossigeno, carbonio e azoto, scopriamo che ossigeno, carbonio e azoto sono gli elementi più abbondanti del cosmo e sono anche gli elementi fondamentali per la vita. Vai avanti Lorenzo. La vita è fatta essenzialmente degli elementi più abbondanti del cosmo. E la nostra riflessione è, ma se la vita è fatta degli elementi più abbondanti del cosmo, può esistere vita che non sia basata su questi elementi? E in particolare tra questi elementi c'è il carbonio. Noi fisseremo quest'oggi, soprattutto in quest'ultima parte, il nostro interesse sul carbonio, perché l'ossigeno fa anche le rocce, l'azoto fa anche i nitrati, il carbonio invece è essenziale per la vita. Dobbiamo capire perché. Se io sarò bravo ve lo farò capire. Andiamo avanti. Torniamo al nostro teatro. Ve lo ricordate come era fatto il carbonio? Sì che ve lo ricordate. L'omino aveva buttato due palline in parterre, aveva buttato quattro palline nei primi due strati. Il carbonio è quello. Ora vai avanti Lorenzo. Al carbonio mancano quattro palline. Cioè, la natura sarebbe molto contenta di avere un elemento che abbia tutte queste palline che sono elettroni completamente pieno, ma al carbonio gli mancano queste quattro palline. Guarda com'è strana la natura. Il carbonio ne ha quattro di troppo rispetto al parterre, ne ha quattro di meno rispetto al completo. È l'unico che si trova in posizione intermedia. Perché per esempio il litio ne aveva una di troppo, il berillio ne aveva due di troppo, l'azoto ne aveva uno o due di meno, il carbonio è a metà strada, ne ha
esattamente un po' di più, esattamente un po' di meno, può fare quindi tutto quello che può fare, può o andarle a prendere e pigliarsi quelle quattro che gli mancano, oppure perdergli quelle quattro che ha per essere in posizione felice come il parterre. Può fare di tutto il carbonio ed è l'unico che può fare questa cosa. Se non ci credete, adesso lo facciamo assieme. Vai avanti, Lorenzo. Intanto il carbonio è già strano per quanto riguarda le sue tipologie. Sulla lavagna scriviamo sul carbonio della grafite. Agli anelli abbiamo un carbonio specialissimo tetraedrico che è il diamante. Negli ultimi decenni è stato scoperto un carbonio a forma di palla da pallone che è il fullorene. E sempre ogni pallina che vedete è un atomo di carbonio, C maiuscolo. Recentemente, questo non so se lo sapete, vai avanti, si è scoperta anche una cosa incredibile, c'è anche il carbonio ciclico. Si è scoperto, questa è una cosa veramente molto recente, che il carbonio si mette in 18 palline come se fosse una collana. È una forma allotropica del carbonio che potremmo aggiungere a quelle quattro, a quelle tre tipiche che abbiamo visto prima. Ecco, a parte questo però, andiamo avanti. Vai. Ecco, per noi il carbonio è questa cosa qua. Allora, guardiamo solamente le palline colorate. Il nucleo sappiamo già che è fatto da protoni. Il carbonio ha il primo strato con due palline, il secondo strato con due palline, il terzo strato con due palline, va bene? Questo cosa significa? Vai avanti, Lorenzo. Vai. Che gli mancano quattro elettroni per essere perfetto. La natura sarebbe molto contenta se lui avesse anche questi quattro elettroni, però attenzione, la natura sarebbe altrettanto contenta se ne perdesse quattro, in modo che sia pieno solamente lo strato, quello dei due rossi. A questo punto il carbonio lavora in entrambi questi due, diciamo così, queste due direzioni. Vai avanti. Guarda l'azoto. L'azoto di palline ne ha 7, l'ossigeno di palline ne ha 8. Allora, vedete che sono in una posizione differente, perché, vai avanti Lorenzo, l'azoto se si piglia 3 elettroni è felice, l'ossigeno se si piglia 2 elettroni è felice, perché pigliandone 3 l'azoto diventa completo, pigliandone 2 l'ossigeno diventa completo, però l'azoto non ha dubbi, ne piglia 3. L'ossigeno non ha dubbi, ne piglia 2. Il carbonio invece i dubbi ce li ha, perché ne ha 4 che può perdere o può prendere. È l'unico che è in posizione così equivoca, lasciatemi dire. Ah, vai avanti ancora. E cosa succede quando il carbonio è in presenza di idrogeno? Allora, attenzione. Al carbonio servirebbero 4 elettroni. L'idrogeno, vedete, ogni atomo di idrogeno ha un elettrone. Cosa fa allora l'idrogeno? Ogni atomo di idrogeno dà un elettrone al carbonio. Ogni atomo di idrogeno dà un elettrone al carbonio. 4 atomi di idrogeno danno i 4 elettroni al carbonio che gli mancano. E la natura è obbligata a produrre il metano. È facile, è ovvio questo. Perché in questo modo il carbonio acquisisce tutta la quantità di elettroni che gli sono necessari. La natura è contenta che sia così. Il metano è diffuso dappertutto. Vai avanti ancora, Lorenzo. Il metano è quello che produce i colori su Giove, ve lo ricordate? Vai avanti, Lorenzo. Il metano è prodotto dal carbonio più l'idrogeno. Il carbonio è in piccola parte presente, l'idrogeno in grande parte presente. Se io metto 4 atomi di idrogeno insieme al carbonio, ho fatto il metano, ed è assolutamente obbligatorio che succeda così. Vai avanti ancora, Lorenzo, perché può succedere anche un'altra cosa. Guardate, il carbonio con l'ossigeno che fa? L'ossigeno
ha bisogno di due elettroni. Ve lo ricordate? Il carbonio in effetti potrebbe liberarsene di 4 per essere completo nella prima parte, che è quella rossa. Ora cosa succede? Carbonio e ossigeno. Il carbonio ha 4 elettroni che gli crescono, che sono di troppo. 2 li dà l'ossigeno in una prima molecola, altri 2 li dà alla seconda molecola di ossigeno, quindi 2 atomi di ossigeno si riempiono dalla loro struttura elettronica e sono contenti loro, è contento pure il carbonio che si è liberato di quello che cresceva, l'anidride carbonica è abbondante dappertutto. È semplice questa cosa, ma solo il carbonio la può fare. Vai avanti, Lorenzo. Il pianeta Venere, vedete, è ricco di carbonio e di ossigeno. Certo, perché le nuvole di Venere sono di anidride carbonica. L'anidride carbonica è il componente più abbondante insieme al metano. Ma solo il carbonio può fare questo lavoro. Ecco, abbiamo cercato di essere semplici, però il carbonio può reagire anche con se stesso, può reagire con il fosforo, può reagire con l'azoto, può fare molecole lunghissime, può fare molecole complicatissime, solo il carbonio, non c'è nessun altro dei 92 elementi. Siccome le molecole biologiche sono le molecole più complicate che ci sono, sono degli autentici mini computer nel nucleo delle cellule, solo il carbonio può produrre questi mini computer. Vai avanti, Lorenzo, beh, quasi finito. E ecco, vi aggiungo un'ultima cosa, così faccio un po' di preparazione alla prossima serata. La struttura del carbonio, quando lo, diciamo, normalmente il carbonio ha 6 protoni nel nucleo e quindi anche 6 elettroni. Nel nucleo però insieme ai protoni sono anche 6 neutroni, 6 più 6 fa 12, se i neutroni sono 6 il carbonio lo chiamo 12, 6 protoni e 6 neutroni. La natura però ha prodotto in piccola parte, vai avanti Lorenzo, anche un carbonio con 7 neutroni, i protoni sono sempre 6, i neutroni sono 7, 7 più 6 fa 13 e il carbonio 13, che è l'1% del totale. La natura, diciamo che non è perfetta al 1000 per 1000, un 1% sul 99 è di carbonio 13. Benissimo, vai avanti ancora. Però c'è un forse il carbonio più famoso è il carbonio 14, che non è esistente in natura, ma si produce in natura ed è un carbonio radioattivo. Venne scoperto negli anni 40. Venne scoperto negli anni 40 da Kamen e Ruben in laboratorio. Tra l'altro, guardate Ruben, 1913-1943. Nel 1940 questi rasentano il Nobel per la scoperta del carbonio 14. Ruben muore in un catastrofico incidente in laboratorio. Muore a 30 anni. E dopo aver fatto questa scoperta, questa è una cosa veramente tragica. Il carbonio 14 è radioattivo perché il nucleo con 7 con 6 protoni e 8 neutroni non ce la fa stare insieme e si dimezza in 5730 anni. Perché è importante questo carbonio 14? Non esiste in natura, però la natura lo produce. Vai avanti, Lorenzo. Poi la prossima volta sicuramente Marco ci spiegherà ancora meglio queste cose. I raggi cosmici, in particolar modo i neutroni, colpiscono l'azoto. Colpendo l'azoto lo tramutano in carbonio 14. Questo carbonio 14 si decompone dimezzandosi in 5730 anni. Siccome questo processo è continuo, cosa vuol dire? Vuol dire che se ho un elemento che assorbe carbonio assorbirà anche carbonio 14, e se il carbonio 14 si decompone, sapendo in che con che velocità si decompone, si dimezza in 5730 anni, andando ad analizzare la quantità di carbonio 14 in un reperto biologico, posso risalire la sua età. Questa è una cosa potentissima e bellissima che ha conferito il premio Nobel ai suoi scopritori. Vai avanti.
sono veramente molto veloci perché hanno finito, vai avanti Lorenzo. Chi produce il carbonio 14? Radiazione solare, vai avanti. Quando la radiazione solare è attiva? Quando il sole, come quello che abbiamo visto oggi, è pelato. Se il sole non ha macchie, ha dei magnetismi che sono poco efficienti, la radiazione cosmica arriva in maniera abbondante sulla Terra e si produce molto carbonio 14. Quanto carbonio 14 vai avanti? Sono solo velocissimo perché sono sicuro che Marco poi vi racconta. Ecco, negli anelli degli alberi, che sono fatti di carbonio, si introduce anche il carbonio 14. Se io voglio sapere una certa pianta che età, a parte contare chiaramente gli anelli, ma vado a vedere qual è la quantità di carbonio 14 su un certo, diciamo così, una certa porzione, può essere di legno, può essere di un manufatto biologico, può essere di qualcosa, purché contenga quel carbonio, vedo il rapporto di carbonio 14 rispetto al totale. Il carbonio 14 si decompone in 5.730 anni, risalgo l'età. La datazione del carbonio 14 è talmente importante al giorno d'oggi, vai avanti Lorenzo, che queste sono piante millenarie, vai avanti ancora, che fece conferire a Libby il premio Nobel proprio per questa scoperta. Non ha scoperto il carbonio 14, ha scoperto come applicare il carbonio 14 alle datazioni. Il premio Nobel è il 1960. Abbiamo praticamente quasi finito, vai avanti ancora. Questo è il grafico, vi fa capire benissimo come con meno carbonio 14 c'è, con più quel materiale che sto analizzando è vecchio. Perché? Perché finché un essere vivente vive, assorbe carbonio. Quando muore non assorbe più carbonio. E quindi quel carbonio 14 che aveva assorbito comincia a decomporsi. E man mano che si decompone, tanto più passa tempo, io posso risalire la sua età. A questo punto, vai avanti ancora, abbiamo veramente quasi finito. Torniamo all'origine. Perché vi ricordate che io inizialmente vi dicevo, molti mi chiedono, ma se c'è sulla galassia di Andromeda qualche elemento diverso dal nostro, ma come mai? Ma possibile? Io a questo punto sento anche altre domande. Ma la vita lassù, ma se ci fosse, potrebbe non essere sulle basi molecolari che abbiamo noi? La mia risposta è no. La vita deve essere basata sul carbonio, non c'è verso, perché solo il carbonio può fare molecole così complicate da supportare la complessità della vita. E vai ancora avanti, è veramente l'ultima questa, e le galassie lontanissime, quando l'universo era primordiale, ma le prime forme di vita, non c'è niente da fare. Il carbonio, ve l'ho spiegato, spero, ha delle proprietà talmente peculiari e uniche su 92 che solo il carbonio può fare cose molto complicate per gli esseri viventi. La vita è basata sul carbonio, viene quasi da pensare, ma questa forse è filosofia, che l'universo è nato perché buttando del carbonio in giro per le galassie, la vita nasca un po' dappertutto. È una cosa molto interessante questa, una cosa molto importante. E la prossima volta vi introduco la prima pagina della prossima conferenza tra 15 giorni. Non perdetevi la bellezza di questa presentazione. Marco Arcani è un grande esperto di raggi cosmici. Vive per i raggi cosmici, si può dire. È un tecnico elettronico che sa tutto della materia, ha scritto anche un libro. L'applicazione dei raggi cosmici è molto terrestre e anche extraterrestre. Fra 15 giorni, il 25, ci ritroveremo. Spesse volte dico su questo schermo, ma devo dire veramente su questo schermo che non siamo al cinema, e sentiremo questa ulteriore spiegazione. Siamo a questo punto arrivati alla fine, vi ringraziamo veramente tanto di averci seguito, speriamo che questa lezione sia stata utile a tutti quelli che ci hanno ascoltato e se avete qualche domanda fatela pure che vi possiamo rispondere. Grazie.
Ecco, adesso sentite anche me, grazie Cesare. E, sì, c'è una domanda da un nostro ascoltatore, Daniele Marini, che chiede, fa una domanda riguardo una pubblicazione di Hoyle del 57 e scrive: osservò che una particolare reazione, la formazione del carbonio a partire da tre nuclei di elio, poteva essere efficiente solo se il nucleo del carbonio fosse stato caratterizzato da livelli energetici specifici, estremamente specifici. E chiede che cosa vuol dire e quali sono. La pubblicazione scrive anche che è quella intitolata A Key Element to Life is Lacking in the Crab Nebula. Sì, è un discorso abbastanza sottile. Possiamo rispondere in questo modo. Quando il carbonio non c'era, siamo alle stelle di generazione 3, perché una stella fosse efficiente è necessario che avesse una massa molto grande, forse ve l'ho accennato, 100.000 volte la massa del Sole. Quando queste stelle gigantesche hanno cominciato a decomporsi, liberando in parte del carbonio. Il carbonio nelle stelle di seconda e di prima generazione è un po', fa un po' da catalizzatore, cioè ha la capacità di, come dire, di favorire delle reazioni che sarebbero altamente improbabili senza la presenza di carbonio. Quindi il carbonio nel ciclo di nucleosintesi è fondamentale per fare in modo che le stelle, specialmente le stelle che conosciamo noi, funzionino come funzionano. Se lo chiamiamo catalizzatore, vogliamo dire che è un qualcosa che favorisce delle reazioni che sarebbero molto complicate senza. Benissimo, poi abbiamo una domanda da un ascoltatore che non so se conosci, si chiama Stefano Zibetti. Stefano, grazie di averci ascoltato. Poi tutte le cose che ho detto sbagliato, però me le devi correggere in privato. Certo. E chiede se l'ha costruito il Cesare, il teatro a shell atomiche. No, non l'ho costruito, ma l'ho modificato. Cioè, in realtà non l'ho trovato proprio come andava bene, però l'ho modificato in modo che funzionasse nel modo che ho detto, insomma. Stefano scrive anche che nonostante è da 20 anni che fa l'astrofisico, quando ascolta il Cesare rimane sempre incollato e impara sempre qualcosa di nuovo. È un vero maestro. Poi abbiamo ringraziamenti da Paolo Gobetti, grazie per la stupenda conferenza, anche Daniele Marini. Anche Marco Cardin che ci ha seguiti, che è un grande appassionato di chimica, tra l'altro man mano che parlava mi mandava in privato tutta una serie di fotografie della sua collezione privata di elementi chimici e di tutte le varianti, le forme allotropiche, tra cui mi ha mandato anche interessantissima a tutte e tre le forme allotropiche non forme allotropiche, scusate, le tre forme dell'idrogeno, il deuterio e il trizio, Anche il trizio ha. anche il trizio, Ah. incredibile. Bene, quindi questo è tutto e direi che possiamo concludere qui, poi se ci sono altre domande Cesare è sempre raggiungibile via mail e direi che ci possiamo risentire su questi schermi il 25 maggio. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti.